oggi abbiamo qui con noi un ospite che abbiamo atteso in tanti sensi, direi, qui al Verona e anche poi qui in radio. È qui con noi Luca Siligardi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io ripartirei proprio un attimo dalla gara contro l'Empoli, dall'ultima, anche perché poi adesso pian piano ci avviciniamo a un'altra partita molto tosta, quella di domenica. Contro l'Empoli purtroppo non sono arrivati i tre punti, purtroppo non è arrivata la vittoria, però è arrivata una partita, una prestazione veramente, non so, io provo a definirla confortante, ma veramente di livello. Si è visto un Verona vivissimo che ci ha fatto veramente gridare un po' allo scandalo per il risultato poi finale. No, sono pienamente d'accordo. Peccato che appunto nel calcio alla fine conti sempre solo il risultato. Però abbiamo dato una buonissima, secondo me, risposta a livello appunto di campo, dove abbiamo cercato di essere più offensivi, di creare di più, insomma, cercare di vincere una partita che appunto è stata persa per un'occasione creata su pallina attiva, dove invece comunque noi abbiamo creato almeno 7-8 palle gol. Mister De Neri, dicevi, insomma, ci sta facendo lavorare, ci ha dato una scossa, un punto di vista mentale, diciamo così. Ecco, lui lo ha detto praticamente subito, anche alla conferenza stampa di presentazione: io voglio lavorare, voglio partire subito con un lavoro di tipo mentale, perché comunque questa rosa è validissima, bisogna ritrovare, tra virgolette, la fiducia nelle proprie capacità. In questo senso, che tipo di lavoro state facendo? Niente di particolare, cioè ci sta comunque spingendo a fare quello che, o comunque quello che era il Verona, quello che è sempre stato il Verona, quindi essere positivi, andare sempre in avanti, essere aggressivi, che poi non che non ci fosse prima, però insomma, dati i risultati eccetera, magari un po' di sconforto c'è. Ecco, adesso ci dobbiamo buttare un po' all'arrembaggio, ecco, nel senso comunque far di tutto per cercare di far bene, comunque fare quello che abbiamo fatto domenica, perché domenica è stato un esempio importante, è stato, e quindi ripartire da lì e continuare, ecco. Fra l'altro, insomma, no, mi fa molto piacere perché queste parole che stai dicendo tu in modo magari diverso le hanno dette anche altri tuoi compagni, da Luca Toni a Federico Viviani. Si respira tanta fiducia, ecco, in tanti giustamente hanno detto dobbiamo ripartire, Empoli è stata una prova molto positiva, lasciamo perdere il fatto che insomma non sia arrivato ovviamente un risultato, tra l'altro sarebbe stato clamorosamente meritato, ecco, questo va sottolineato. E adesso c'è il Milan, che è una prova molto tosta, insomma, tu fra l'altro che conosci San Siro ma con l'altra maglia, però con la maglia dell'Inter, magari ecco la senti anche un po' tua questa sfida. Ma relativamente, insomma, sì, è vero, ho fatto comunque 2 anni di primavera all'Inter, non è proprio un derby, però insomma ci tengo particolarmente, anche perché comunque è una partita importante, possiamo andare là, cercare, possiamo far bene perché i margini di miglioramento ci sono e quindi tutto è possibile, ecco. Insomma, storicamente il Verona non ha mai vinto a San Siro, questa è una realtà di fatto, insomma, lo dicono i numeri. E Viviani ha risposto facendo un po' spallucce dicendo: beh, c'è sempre una prima volta, e questo insomma è una grande verità anche questa. Volevo proprio chiederti questo, fa un po' impressione, tra virgolette, l'idea che il Verona non sia mai riuscito fino ad oggi a vincere a San Siro? È un motivo in più per dire appunto ora più che mai facciamo l'impresa nell'impresa? Sì, intanto sono d'accordo con quello che ha detto Federico, nel senso che magari c'è sempre una prima volta. Però sì, fa un po' strano, perché comunque io negli ultimi 2 anni che ho visto il Verona da avversario l'ho sempre visto in maniera incredibile, cioè l'ho sempre visto come una delle più forti, quindi fa un po' strano. Però magari appunto c'è la prima volta per andare a vincere, insomma. Ecco, anche perché prima di fermarci per la pausa pubblicitaria, volevo chiudere il capitolo Milan, insomma, visto che appunto è la prossima sfida. Che idea ti sei fatto quindi di questo Milan? Prima accennavamo un attimo, è una squadra che ha qualche difficoltà, è una squadra che comunque ha una classifica molto diversa dalla nostra, ha anche ovviamente obiettivi diversi dal nostro. Che Milan pensi che sarà e che Milan pensi, insomma, che in questo momento sia? Beh, sicuramente dopo il pareggio che ha fatto a Carpi, ripeto, ci sarà un ambiente
completamente importante, cioè duro, sarà difficile perché appunto loro cercheranno di far bene davanti ai loro tifosi e quindi ci aspetta una partita impegnativa, molto impegnativa, però insomma andiamo là, testa alta e mai scoraggiarsi, insomma, anzi. Quando è possibile sedute a porte aperte, tantissimi tifosi, insomma. No, quello è assolutamente una cosa bella, perché comunque vengono in tanti, nonostante comunque, insomma, magari la gente giustamente lavora, quindi è una cosa bella, importante, che ci dà stimolo. Come posso allacciarmi a un fatto un po', certo, a quello di domenica, come è vedere una tifoseria come quella di Verona che ti incita e poi dopo alla fine vedi anche che alla fine ti applaude nonostante nelle ultime partite, insomma, giustamente per i risultati, un po' per le prestazioni è venuta a mancare, però posso dire che dopo l'ultima partita, vedere che nonostante abbiamo perso 1-0 uscire con tanti applausi così non mi era mai capitato. E approfitto per fare un augurio di buone feste, buon Natale a tutti i tifosi gialloblu.